Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Carrellata di Giochi Zombie. Oggi siamo su un videogioco che non mi è stato consigliato, ma bensì che ho trovato su Play Store, che si chiama Hopeless Rider, anche se in realtà non è il titolo completo. In realtà il titolo completo è Hopeless Rider FPS Shotting. Sì, ha un nome abbastanza lungo. E soprattutto ho notato che è una sorta di copia di Dead Trigger o di altri videogiochi del zombie della Manfinger Games. Quindi ho detto, ah, magari potrei portare anche le brutte copie di qualche videogioco di un zombie abbastanza conosciuto, sperando che siano abbastanza belle. Comunque, fatemi anche sapere sempre in un commento quale gioco zombie devo portarlo, perché comunque è bello che mi consigliate giochi che sia anche a me piacciono, che anche a voi piacciono. Comunque io direi di iniziare con questo gioco zombie. Caro Vin, mutazione uguale virus, una residenza, bla 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 bla. Tutto preso da Resident Evil, signori miei. Hanno preso da Resident Evil, ragazzi. Residenza, mutazione. C'è questa boh mutazione che ha colpito una città a Corville. Vabbè, non ci importa niente della trama. E quindi direi che possiamo iniziare. C'è il Tyrant di Resident Evil. E l'ho notato solo adesso. Ok. Ah. Non mi dice neanche i comandi, non mi dice di spostarmi. Parla con il sopravvissuto, ok. Wow. Senza che bisogno mi dissero di spostarmi, ok. Vabbè, andiamo dalla sopravvissuta. Ok, la grafica non è che sia una delle migliori, quella di Dead Target e Zombie Frontier 3, cioè sembrava un po' migliore di questa. Vabbè, andiamo qui. Thank you, living person. Oh. Ah, si chiama Reta. Ok. Country messo. Vabbè, vanno troppo veloce, signori miei. Ma dai, che ci importa? Colleziona tre. Colleziona tre scatole per trovare la pistola, cioè ho capito così. Ah, quindi devo andare su queste scatole e aprirle. Open. Ok, ho trovato una pistola. Ah, forse ho capito. Quindi devo aprire le scatole per trovare i pezzi da pistola. Ok, ne manca solo uno. Che è qui. Oh, perfetto. Ho acquisito. Fantastico, degli zombie. Oh, ok. Ah, spara subito in automatico come in Dead Trigger. Anche se nel primo puoi anche sparare tu, anche se però nel 2 spara in automatico. Mi piace questa. Ok. Ah, già finita missione. Ma speravo che fosse più lunga. Comunque ragazzi, c'è il Tyrant di Resident Evil. Cioè voi, per chi avesse presente la saga, mamma mia. Ok, perché sono andato indietro? Ah, non accetto. Deni, deni. Oh mio Dio, la pubblicità. Ok, ragazzi, rieccoci. Va bene, c'è la freccetta che ci indica la storia. E vabbè, giochiamo. Cioè, allora, il gioco adesso, come ho visto, il bello del gioco è che ti puoi muovere, quindi è una cosa che mi fa piacere. Ok. Ma c'è questa pistola, cosa diamo? Spara proiettili o raggi laser? Vabbè. Cioè comunque il gioco, cioè è bello che ti puoi muovere, questa è una cosa che già mi piace, ma cioè la grafica non è che sia un granché. Open. Sì.
Sei finalmente qui. Prova a prendere quella scatola, ok. Lo troverò. Ah, delle granate. Quindi questo significa... Oh mio Dio! Le lancio subito, eh! Ok. Ok, questi corrono, questi corrono, questi corrono. In tutti i videogiochi c'è sempre uno zombie corridore. Che poi, ragazzi, a parte una cosa, a me piacciono molto gli zombie corridori. Ma perché tu continui a sparare? È già finita l'ondata. Ok. Vedo che anche il gioco è un po' bagattino. Speravo in qualcosa di migliore. Ok. Oh mio Dio! Porca miseria! Adesso... Ragazzi, io provo a mettere in modalità offline, ma sono già sicuro che ci saranno anche le pubblicità nella modalità offline. Ok, ragazzi, eccoci. Allora, la freccia ci indica andare, di andare nella Treasury Warehouse, ossia la scatola, cioè tipo le scatole per trovare la soppresina. E abbiamo trovato un UMP. Ah, bene. Ah, c'è un altro, guardate. Vediamo se riusciamo a aprirla. Beh, ok. Lo troveremo. Congratulate, mystery. Chi sarà mai? Vabbè, torniamo indietro. Ok. Ok. Non triggeriamoci. Manteniamo la calma. Ok. Ok, quindi c'è... Oltre a questa abbiamo l'UMP. Che è questa? Exchange. Equipaggiamola. Ok, perfetto. E ora dobbiamo ritornare indietro. E andiamo alla storia. Bene, almeno abbiamo un MP che almeno è potente come arma. Poi ci saranno anche le armi secondarie. Non ci avremo solo quest'arma. Vabbè, ma il problema è che loro parlano velocemente. Non si legge quello che dicono. Tanto poi se carico il video su YouTube, il video è rallentabile con la rotellina e per quelli che si intendono di inglese magari possono leggere. Ok, proviamo ad aprire qui. Enfield, sta un fucile da cecchino. Dove dovrei andare? Ma forse qui. Oh damn, is blocked. Oh, ok. Oh, calmatevi, oh, calmatevi. Oh, ok, un colpo alla testa. Ok. Ok. Questi corrono, mamma mia, sono tutti corridori. Ma perché l'ho cliccato? Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Mi sa che è l'ultimo. Ok. E ho trovato delle chiavi. Get the key. Quindi forse dovrò o aprire qui. E cosa ci sarà mai qui? Perfetto. Abbiamo anche completato questa missione. Cioè, però questo gioco non è che mi garba come altri giochi zombie. Preferisco di gran lunga Zombie Frontiera, anche se non ti puoi muovere. E qui cosa c'è? Ah, no, devi pagare. Oh, ho detto... Vuole andare? Ok. Qua ci dice di aprire. E apriamo. Esperienza. Perfetto. Ok. Vabbè, questo dei supplice non è che mi importi molto. Vabbè, io direi di andare avanti con la storia. Però comunque questo gioco, meno il bello che ti puoi muovere. Ah, inizia a sparare da solo. Ah, bell'inizio. Ok, questo gioco è sia buggato, la grafica non è che sia un granché, però gli zombie, ammettiamolo, sembrano, sono un po' inquietanti con questi occhi rossi luminescenti, che poi in quasi tutti i giochi tipo Dead Trigger, Dead Target o altri, vabbè.
videogiochi straccoppiati da loro, ci sono sempre sti zombie con gli occhi luminescenti. Oh, Earth Potion. Can only medicine. Cioè, poi escono dal sottosuolo. Che zombie sono? Ok. Now your weapons jump. Vabbè, non mi. Every the brings the. Vabbè, non leggo neanche che tanto va tutto velocizzato. Vabbè, io direi di fare magari l'ultima missione che ci viene assegnata. No, no, lo facciamo dopo. Va bene. No, perché. Uffa. Ok, andiamo sulla storia. Facciamo l'ultima missione. You should up the low mutation on incidente a Carville. La vibra stavo parlando una lingua antica chiamata Respetunico, una lingua dimenticata da tutti gli umani. Ah, dovrò usare il cecchino qui? Ah, bene. Perfetto. Quindi posso anche zoomare senza che me lo dicano. Devo uccidere lo zombie che si trova lì. Ah, devo ucciderli tutti. Un bel colpo alla testa. Ok. Questo qua si nutre del nulla. Uccidiamo l'ultimo zombie. Perfetto. Sì, bla 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 bla. Ok, perfetto. Ah, sono aumentato di livello e la mia vita è aumentata. Ok. Bene. Ok, sì. Va bene. Allora, ragazzi, niente, il video termina qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere in un commento se volete che porti altri zombie, cioè altri videogiochi zombie sul mio canale. O se magari questo gioco vi può interessare, posso portarlo una seconda volta, anche se a me non è che sia così interessante. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate la campanella per gli avvisi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!